Sono le 9 del 23 febbraio 2021. La nostra copia di Persona 5 Striker è arrivata e andiamola a prendere. La giornata è iniziata bene, dai. Ah, hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Finalmente è arrivato il nuovo capitolo di Persona 5. In Giappone chiamato Persona 5 Scrambles, da tutte le altre parti è conosciuto come Persona 5 Strikers. Scrambles, Strikers... In realtà non so quale dei due mi piaccia di più. L'importante è avere il gioco. E come avete potuto vedere, il gadget aggiuntivo è questa spilla di Joker. Ma prima di fermarci su questo, direi di non perderci oltre e aprire il nostro nuovo pacchetto. Scartiamo la plastica, strato 1, strato 2, ed eccolo qua, immacolato. Lo apriamo e al suo interno troviamo ovviamente il disco e questo foglietto con un codice nascosto sotto che, anche se voi vedeste, in questo momento io l'avrò già usato. E basta, cioè nel senso, non fanno più i libretti. Però vediamo cosa c'è scritto in questo codice extra. Codice per scaricare l'app digitale con i contenuti del bonus. Artbook, colonna sonora e dietro le quinte You Are Stronger. Va bene, ti ringrazio. Contrattacca! Unisciti ai ladri fantasma e lotta contro la corruzione che sta invadendo la città del Giappone. Una vacanza estiva con gli amici più cari prende una svolta improvvisa, rivelando una realtà distorta. Svela la verità e libera i cuori delle persone prigioniere della crisi. Non vedo l'ora di scoprire com'è la storia di Strikers, perché devo essere sincero, a differenza di Persona 5 che stiamo portando e che potete vedere là sopra, io non conosco nulla di Strikers. I personaggi, i boss, le ambientazioni, non so proprio nulla. Quindi tutto quello che vedrete da oggi in poi per me sarà blind run. E se ve lo chiedete, vedrete dei personaggi che nella mia serie ancora non sono apparsi. Ma la mia serie è una Merciless Plus, una New Game Plus, quindi quello che sta succedendo io già lo so. Non so cosa succederà qui. E vorrei aggiungere un piccolo dettaglio riguardante la spilletta. Dopo quello che è successo con Borderlands 3, infami, bugiardi e cani, mi ero ripromesso di non fare più pre-order da questa gente. Il problema è che quando ti mettono e sono gli unici a darti sti gadgettini, che sono anche una cazzata, ma sì, sono gadgettini belli, alla fine cedi e lo fai lo stesso. Finché le cose vanno bene, puoi ancora pensare di fare affari con loro. E questo è tutto. La spilla è questa. Beh, non importa. Avrai un posto d'onore vicino alle spille di Kingdom Hearts. Quindi questo è tutto per questo video, ma le sorprese non finiscono qui. Subito dopo questo video arriverà la mia prima partita con questo gioco. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Anche voi l'avete preso Persona 5 Strikers? Ditemelo pure qui nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!